Insomma, tutti la trebbe continua. Nel capitolo 42 aveva parlato precedentemente del fatto che Dio ci osserva e ci guarda e ci ascolta. Come dicono i suoi saggi, nei massimi padri, ricordati che c'è un orecchio, un occhio che ti vede, un orecchio che ti ascolta, e tutte le tue azioni vengono scritte in un libro. La Trebbe dice che chiaramente Dio non ha un corpo, dunque cosa significa un occhio che ti vede, eccetera? Ma dice la Trebbe il contrario. Siccome Dio ci vede senza l'occhio, senza l'orecchio, vuol dire che non ha queste limitazioni. L'occhio può vedere solo quando c'è luce, può vedere solo a una certa distanza, non può vedere i nostri pensieri. E così l'orecchio, c'è un limite di cosa può sentire. Invece Dio vede e ascolta in maniera molto più elevata, molto totalmente illimitata. Come per esempio una persona percepisce i suoi organi. Se uno ti ha pestato l'unghia del piede, lo senti subito. Se hai caldo o freddo da qualche parte del corpo, lo senti subito. E anche se uno, pure se uno si scotta l'unghia del piede, che magari c'è poca sensibilità lì, subito lo senti. E così non solo senti cosa succede con i tuoi organi, ma anche senti la sostanza, l'essenza degli organi. E tutto quello che accade in loro lo percepisci nella tua mente. Simile a questa conoscenza, la conoscenza divina di tutto il mondo. Che Dio sa quello che succede a ogni creatura, sia superiori e inferiori, perché tutte le creature derivano da Lui. Come c'è scritto, Kimimcha Akol, tutto deriva da te. E questo è anche quello che c'è scritto, Vegam Kula Yitzur in Kimimcha, sarebbe dire che non c'è nessuna creatura che è nascosta da te. E come scrive Maimonide, e anche i saggi della Kabbalah sono d'accordo nel Pardes, che Dio, conoscendo se stesso, conosce tutte le creature. Perché? Perché tutte le creature da dove derivano? Dalla vera esistenza divina. Però questo esempio qui dice che noi abbiamo paragonato la conoscenza divina a come l'anima percepisce tutti gli organi del corpo, non è perfetto, dice la Trebbe. Perché l'anima dell'uomo non è per niente perfetto, perché l'anima dell'uomo, anche l'anima intellettuale e quella divina, hanno un ne risentono dei cambiamenti del corpo. Se il corpo soffre, soffre anche l'anima divina. E chiaramente l'anima intellettuale e l'anima animale. Perché? Perché l'anima è investita nel corpo. Però Dio, tutto quello che accade nel mondo, che cambiamenti nel mondo, non ha nessun effetto su di Lui. Non fa nessun cambiamento in Lui. Per capire come è possibile questo, i cabalisti già hanno spiegato questo a lungo nei loro libri. Però, dice la Trebbe, tutti gli ebrei sono credenti, figli di credenti, senza indagare con l'intelletto umano, e loro dicono ogni mattina: tu sei lo stesso Dio prima della creazione del mondo e dopo la creazione del mondo. Sarebbe dire che la creazione del mondo non ha avuto nessun impatto su di te, il mondo è rimasto identico come era prima. Scusa, Dio è rimasto identico come era prima, prima non c'era il mondo. La creazione del mondo non ha avuto nessun impatto su Dio. Dio è rimasto stesso Dio prima della creazione del mondo e dopo la creazione del mondo. Come è stato spiegato a lungo nel capitolo 20. Shalom a tutti.